Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale YouTube. In questo video ti voglio parlare di una borsa e di un brand che ho tanto desiderato e con cui mi auguro un giorno di poter collaborare ed è Zanellato. Ti faccio vedere la borsa dopo la sigla. Come ti avevo promesso, adesso fra poco ti faccio vedere questa borsa Zanellato che ho acquistato online ed è una borsa a cui tengo tantissimo, soprattutto perché Zanellato per me rappresenta un brand iconico per una fascia di prezzo ancora più abbordabile per me. L'ho acquistata durante i saldi e quindi ho approfittato anche di uno sconto che c'era su questo prodotto e a differenza delle borse che compro di solito, che possono essere Hobo Bag, Shopping o tutto il resto, continuo a guardare perché è una novità anche per me, anche perché sto sperimentando questo modello di borsa e devo dire che guardandolo dal sito è davvero figo sia per il colore che per il modello. Non so se conosci Zanellato come brand, io l'ho incrociato tantissime volte online, fa un made in Italy spudorato, fa dei prodotti iconici che sono stati molto copiati. Tempo fa, mentre parlavo insomma con degli esponenti del SIAC, mi dicevano che Zanellato inizialmente aveva anche sottovalutato la questione della riproduzione dei modelli suoi iconici, poi ha denunciato diversi brand per averlo copiato. Ti dicevo, ti parlo di Zanellato, che è un brand che nasce più o meno negli anni 90, ideato da Franco Zanellato, che è proprio insomma l'amministratore di allora, e parte con un modello iconico che non è quello che ho acquistato, che è la postina, che molte di voi mi avevano consigliato di acquistare. Non l'ho acquistato perché volevo comunque variare un pochino, non ho dubbi che un giorno comprerò anche la postina perché è una borsa che mi piace tantissimo. In realtà di modelli iconici attualmente ne ha 4. Io ho scelto il modello Hilda, ho acquistato la borsa online, adesso la andiamo a spacchettare insieme, poiché sai che a me piace questa cosa del pacco regalo, me lo sono fatta anche impacchettare come un regalo, anche perché adesso che sto registrando il video a breve sarà il mio compleanno e quindi insomma un po' mi sono autoregalata per farti vedere questa borsa. Andiamo a spacchettare. La scatola è bellissima, sul davanti c'è il logo, la borsa è contenuta in questa flanellina, in questo sacchetto che riporta il brand. Ovviamente, come ti dico sempre, insomma, sono le prime impressioni subito dopo l'acquisto, no? Un po' come quando si esce da un negozio, c'è l'entusiasmo e dopo poi più là la userò pure e ti farò sapere se questa borsa dopo le prime impressioni mi è stata utile, insomma, si è rivelata giusta per il prezzo che ho pagato, eccetera. Una prima cosa che noto, non c'è plastica, almeno al momento non voglio fare, insomma, prendere la mano, ed è uno zainetto. I motivi per cui l'ho scelto sono due. Uno, perché è uno zainetto con un tipo di pellame particolarissimo che non so se riesci a vedere, morbido. Gli zaini di solito sono estremamente rigidi e anche Zanellato ne fa dei modelli. A me piaceva proprio questo effetto della pelle e questo zaino c'era in due versioni. Questo colore qua, che è un modello Hilda Lunar pietra di luna, e poi c'era un rosso praticamente. Io ho una pessima memoria, quindi ogni tanto devo andare a sbirciare. La borsa originariamente costava 545 euro, poi c'era uno sconto e l'ho pagata 381 euro. È una bella cifra, ma secondo me per questo brand approfittare poi dei saldi si possono fare dei bei acquisti. Queste due spalline sono imbottite, quindi secondo me sono abbastanza comode da portare per quanto riguarda il peso. Non so come risulta poi per quanto riguarda il sudore, se si indossa una maglietta, insomma, non come adesso ho le spalle coperte, però insomma un po' più scollate, bisogna vedere, poi lo testerò, anche se fa, se dà fastidio poi non solo il materiale ma se scolorisce o dà problemi. C'è questa chiusura a gancio coperta da questa linguetta qui all'interno. Andiamo a slacciare i laccetti, nel frattempo io già sto dando un'occhiatina. Lo trovo leggerissimo, è una cosa che mi chiedete spesso, è molto spesso devo dire che
purtroppo mi dimentico insomma di narrarvi questa cosa. All'interno in pratica è chiusa a sacchetto, che è una cosa figa. Una cosa degli zaini per cui ho difficoltà anche a comprarli è perché o sono complicatissimi poi da aprire, quindi c'è queste zippo che salgono, scendono, insomma, e sono tendenzialmente un po' maschili, o quelli là più femminili hanno queste patte che si alzano e tu infili le manine dentro, oppure ci sono queste lampo, insomma, che diventa poi complesso se ce l'hai davanti prendere il telefono, prendere le altre cose, insomma. Quindi trovo molto figo il fatto che sia fatto a sacchetto, è molto molto femminile, cioè almeno a me piace pure il contrasto fra questo colore, chiamare fumo di Londra per fare il tipo un po' figo, e questo colore un po' più chiaro dentro. Tutti gli accessori sono in oro chiaro, guarda, è completamente vuoto, c'è solo questa taschina dove è riportato il logo, c'è scritto Made in Italy. Un'altra cosa carinissima è questa tasca davanti, che è divisa però in due, quindi c'è la lampo che si apre di qua e la lampo che si apre di qua. In pratica la tasca è unica, però è divisa così, e se la tieni aperta guarda che, cioè, fa anche un bel effetto. Penso sia una scelta stilistica più che proprio pratica, però può avere anche una funzionalità pratica, perché se ci pensi magari non apri tutta la borsa, così la riesci anche a mantenere e ad aprire solo fino a un certo punto, ed è pure più comodo e più veloce, perché magari ci infiliamo il telefono, il rossetto. Io ho sempre questa cosa, mi si seccano le labbra, c'ho burro cacao sempre a portata di mano, soprattutto d'estate con la morte, ho gli spruzzi insomma per idratare il viso, perché mi si stanno facendo le rughette che sto invecchiando, e quindi col make up questa cosa diventa più vistosa. D'estate il sudore, non ti sto raccontando, voglio divagare. Vado a guardare un pochino e tintura adoro. Se mi segui sa che io adoro questo tipo di tintura. C'è la tintura anche qui, e vediamo se qualcosa è lasciato al caso. Bellissimo questo punto di cucitura. Io non so se tu fai mai caso ai punti di cucitura. Normalmente sulle borse sono sempre tutti piccini, per farti capire. Tendenzialmente i punti di cucitura sono così o anche più stretti. Invece guarda quanto è bello questo punto di cucitura. Perciò a volte dico, veramente uno non si rende conto di che studio c'è alle spalle delle borse. Ogni dettaglio, quando il brand è originale, quando c'è l'artigiano dietro, quando c'è un designer, chiunque, cioè c'è un lavorone dietro. E anche la semplice cucitura, dice vabbè, ma io ho cucito il finale di una tracollina di uno zaino. Non è così, perché anche questo, cioè io ci faccio caso e la trovo una cosa figa, perché in molti si uniformano tutte le stesse cuciture, tutti lo stesso filo, tutto lo stesso punto di cucitura. Insomma, ho paura solo che si graffi, ma penso che questo tipo di pellame sia trattato con dei prodotti che evitano di graffiarsi. Poi lo provo, perché lo sai che sono mezzo camionista, quindi non è questo il problema, e vedremo i risultati. Sotto ha dei piedini, 5 piedini, che permettono l'appoggio a terra. Passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 5. Per le rifiniture il mio voto è 5. Non ho trovato fili, sbavature di tintura. Voglio vedere soltanto se col tempo poi dà dei problemi, ma questo, insomma, in questa fase non ci sono. Per la tintura, per il colore, il mio voto è 4,5. Non do mai il massimo per la tintura, che, cioè, secondo me la tintura si può sempre migliorare, però è bellissima, è fatta benissimo. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4. È una borsa che, se avessi dovuto comprare a pieno costo, insomma 545 euro, insomma, parliamone, però è un bel brand e magari voglio confermare questo voto più in là, se non alzarlo dal momento che lo utilizzo, perché è molto molto importante questo. Per la valutazione utilità il mio voto è 3,5, ma ti spiego perché. Per le dimensioni, perché è un po' piccino per il lavoro. Se devo usarlo solo per uscire, vediamo cosa ci entrerà. Magari ci faccio anche un video di quello che riesco ad infilare fra le cose, insomma, che normalmente mi porto con me. Come puoi ben capire, è Made in Italy, è una borsa, insomma, rifinita e fatta bene, per me è pienamente promossa. Però ovviamente voglio anche la tua opinione. Spero che questa recensione ti sia piaciuta e che mi dia supporto in qualche modo con un like, seguendomi su Facebook,
su Instagram. L'importante è che rimaniamo in contatto e che continui a seguirmi su questo canale YouTube. Mi raccomando, iscriviti, altrimenti poi ti perdi gli altri video, non mi riesci a seguire, non riesci a commentare, e questo è molto importante, perché compra sempre borse originali, ma soprattutto confrontiamoci su quali sono le borse originali da poter comprare. Per me Zanellato è promossa, ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.